Ragazzi della Confratecnica, ma cosa fate? Invece di lavorare, guardate Camera Caffè? Siete una massa di... Tanti altri fan di Camera Caffè già glielo diranno, ma io mi sono visto a memoria tante, tante puntate su De Marinis e non ci credo quasi adesso di vederlo qua di Pensa fronte che io ogni tanto ne vedo qualcuna e non mi ricordo di averla fatta. a me. Davvero? Ne ho trovata una molto bella che si chiama la colonna portante con la Fumero, con Ah, la sì. Pandora. L'unica lingua che vale veramente al giorno d'oggi è l'ucraino. Lei parla l'ucraino? Bellissima e non me la ricordavo proprio. Ma ci sono tante. L'abbiamo fatta Poi, esatto, tante. hai fatto proprio tutte le stagioni di Camera Caffè, quindi dalla Tutte, prima sì. all'ultima. Dalla prima del 2002, 2002, 2003 e fino a quella l'ultima della Rai, che sono state le ultime 4 anni fa. Infatti, mi era piaciuto molto quello che è stato fatto l'ultima della Rai, che è molto più Sì? moderna, quindi ha ripreso qualcosa di attuale, anche le puntate lì con la tecnologia o degli acquisti Certo. acquistati dai cinesi, così, che un po' riflette anche la società italiana al giorno d'oggi, almeno da quello che Certo. si può vedere, anche solo Qualcosa, banalmente certo. nel calcio, no? Come l'Inter e il Milan siano stati venduti così ai cinesi e ci siano tante altre Certo. attività che seguono la stessa direzione. Va bene, dai, allora noi siamo qua con Renato Liprandi, attore di teatro, attore di televisivo, attore di cinema, ma anche scrittore, sappiamo. Al momento 5 libri pubblicati. Parlando proprio di questi libri, noi abbiamo letto ovviamente l'autobiografia Come diventai direttore, l'abbiamo trovata molto, molto ben scritta, piacevole anche da leggere, dove si scopre molto del tuo passato, della tua personalità e del tuo vissuto. E gli altri scritti invece spaziano dal racconto fantastico di montagna, raccolta appunto di racconti vari scritti in età precedente, e l'ultimo mi sembra fosse proprio un romanzo. Ci vuoi parlare un po' di questi libri, di queste idee che poi diventano opere vere e proprie? Ma dunque sono cinque in tutto, che rappresentano un po' quella che è stata la mia vita, che adesso non per vantarmi, ma non è un vanto, è la varietà delle mie attività e delle mie passioni. Prima fra tutte l'alpinismo chiaramente ha fatto parte di me fin dai primi anni. Quando avevo 12 anni, mio padre ci ha portato con mio fratello in montagna, e da lì è cominciata, che continua tuttora, anche se in misura molto minore, perché non faccio più le scalate di un tempo, ma continuo a fare delle escursioni. Quindi ho voluto scrivere questo libro che rappresenta un po' una specie di autobiografia, perché noi, io e i miei amici, e mio fratello, eravamo un po' fanatici sulla quantità di cime da scalare. Quindi io ho fatto questo libro che era una contrapposizione tra il consumismo, chiamiamolo così, anche nell'alpinismo, e invece l'essenza di quello che è l'amore per la montagna, l'amore per la natura, il vero scopo per cui si va in montagna, non è questa spasmodica ricerca sempre del numero e via dicendo. Gli altri sono Cunicola e la Scala e la mia passione per due autori, che sono Kafka e Edgar Allan Poe, di cui credo di aver letto quasi tutto, e in cui sono rimasto così affascinato e anche condizionato nell'età così dei 25-24 anni. Diciamo che i miei autori preferiti sono stati Poe, Kafka, appunto, Dostoevskij, se si può ancora dire, perché nell'attualità delle cose gli autori russi quasi non si possono più dire. E questi due però mi hanno influenzato parecchio, per cui è nato questo Funicolo, la Scala e altri racconti, che sono quattro racconti dell'incubo, ecco. Poi abbiamo, come hai accennato prima, come si chiama? Come diventare direttore, che è uno excursus di tutte le mie esperienze lavorative dall'età di 15 anni, quando ho cominciato a lavorare in fabbrica come impiegato d'officina, fino ad arrivare appunto al direttore De Marinis di Camera Caffè. Poi c'è ancora altri due, che sono i racconti della gente, che sono dei piccoli raccontini, delle pillole, che io, appunto, quando lavoravo alla Lancia del Disegnatore, quando mi stancavo di disegnare, aprivo l'agenda e cominciavo a scrivere, e il racconto doveva finire alla fine della pagina, comunque sia. Dopodiché l'ultimo è Irene, che è un racconto d'amore, dove ci sono delle particolarità ben precise sulle sette,
queste congreghe dove certi individui vengono ammaliati, e però è una storia d'amore tra questo individuo e questa ragazza, e c'è tutto uno sviluppo. Ok, comunque sia, si trovano tranquillamente su Sì. Amazon. Ok, sì, invece passando un attimo al teatro e comunque al ruolo di attore, una domanda che Sì. volevo fare. Hai iniziato col teatro, giusto? E poi è Sì. passata al piccolo schermo con Camera Caffè, eccetera. E com'è stato passare da avere un pubblico di fronte, quindi essere al teatro, o piuttosto che recitare in maniera analoga quasi, ma solo fissando il punto che è la telecamera della Camera Caffè? Recitando in teatro il rapporto con il pubblico è immediato, per cui c'è questa correlazione tra chi recita e chi ascolta, per cui è molto più affascinante, più bello, ecco. Quando si recita per la telecamera, naturalmente è una cosa molto fredda. Non avevo mai trovato molta difficoltà quando ho girato per la televisione o il cinema, in quanto Camera Caffè ha una particolarità, che lo sketch deve essere girato e fatto preciso e perfetto. Se si sbaglia, si ricomincia da capo. Ma cosa ci fai, mutante pitta? E già ubriaco, ti prendo la mattina? Ehi, non è ubriaco. Cosa che non avviene invece nel cinema e nella televisione, perché molto spesso ci sono due, tre telecamere, e se tu sbagli, la scena viene ripresa da dove hai sbagliato, poi c'è il montaggio e quindi è molto più semplice. Purtroppo in Camera Caffè, specialmente per quanto mi riguarda, dove avevo delle tirate molto concitate e veloci, non dovevo sbagliare, che tante volte è successo che sbagliavo e dovevo ricominciare da capo. E il problema è che quando sbagli, poi rischi sempre di sbagliare sempre di più. Sbaglia, hai paura di sbagliare, sbagli ed è terribile. Poi magari lo fai giusto, sbaglia un altro e allora devi riprendere. Ma come si permette, nerd? Impazzito! Dopo i suoi paesi sindacali, starei attento a fare il pagliaccio se fossi Ah sì, lei! io se fossi lei, l'avrei... Qualcuno ha parlato? E infatti le prime scene dei primi episodi, dove c'era molta coralità, c'erano 4, 5, 6 personaggi che si Sì. alternavano nello sketch. Se bastava che sbagliasse uno, bisognava rifarlo. A proposito del cast, no? Dei colleghi che hai trovato lì in Camera Caffè, ovviamente i principali protagonisti che vediamo sono Luca e Paolo, però ce ne Sì. sono vari altri come appunto Qualcunissimo. Deborah, Olmo e altri. E, però appunto leggendo il libro Come diventai un direttore, io nelle prime pagine soprattutto mi sono reso conto di quanto la descrizione di quel Renato fosse molto simile al Luca Nervi sindacalista che vediamo in Camera Caffè. Ed è proprio, mi ha impattato così tanto che mi sono chiesto, ma ci avrà messo lui un po' di questa personalità, Luca Nervi, per descrivere il personaggio sindacalista, o è venuto casualmente opposto? Ma no, quello di Luca, adesso io non parlo parlo per il mio personaggio, per lui non so come lui l'abbia interpreso, interpretato e così, no, so. È chiaro che l'ambiente di lavoro, adesso lì chiaramente in Camera Caffè è molto ampliato, esagerato e gonfiato, non è, non possono mai succedere delle situazioni come quelle create in Camera Caffè. Però è evidente che chi ha lavorato negli uffici, nella fabbrica, certe situazioni della macchinetta del caffè sono abbastanza, non dico simili, ma quasi. Io ricordo che quando lavoravo alla Lancia, che ho lavorato 9 anni, quando si andava a prendere il caffè c'erano dei gruppi, cioè, Era proprio così. e all'interno degli uffici esistono questi meccanismi, queste dinamiche di magari di invidia, di gelosie, senz'altro queste ci sono, magari anche degli scherzi, non grossi come quelli di Camera Caffè, perché non potrebbero esserci. Sì, esatto. E poi il mondo del lavoro, c'è il sindacalista, c'è il padrone, c'è gli altri impiegati normali. Quindi è stato fatto con Camera Caffè una trasposizione di quello che è la realtà, naturalmente gonfiata, ampliata della realtà degli uffici.
Sì, no, il fatto è che proprio leggendo appunto il libro vedevo di quando dicevi che era difficile anche fare gli scioperi inizialmente perché i colleghi ovviamente erano magari d'accordo ma non scioperavano e alla fine vi Sì, ritrovavate in pochi a certo. fare Io l'effettivo sono sciopero. stato quello che ero dalla parte di quelli che le facevano. Poi c'è stato un periodo che ho anche smesso e mi sono Sì. sentito dell'arder crumiro dopo averne fatto migliaia di ore di sciopero. Per cui sì, la difficoltà era quella perché a volte capitava di essere pochissimi su un salone dove c'era invece la maggioranza che non c'era. Sì, è vedere adesso, immaginarlo appunto come direttore che ha fatto questi scioperi, vedere a fare proprio degli sketch contro un altro sindacalista come Luca, per me è il massimo perché si capisce quanto Certo. possa essere il talento di un attore che riesce a immedesimare anche l'opposto di quello che è in realtà, perché appunto. Io ho preso l'esperienza da quello che era il mio capo ufficio, perché il mio capo ufficio era di vecchio stampo, proprio piemontese, dove il lavoro era il lavoro. Pensa che lui addirittura era andato a lavorare il giorno del suo matrimonio, per cui proprio agli Esagerato. estremi solo lavoro, casa e Staccano lavoro, vista. ecco. Per poi chi faceva, questi giovani, specialmente arrivati dopo gli anni 60, 70, che erano alternativi, si cominciava ad essere alternative rispetto a questo sistema un po' consolidato, no? Autocratico, vedersi arrivare questi che o facevano sciopero oppure arrivavano con i jeans o con i capelli lunghi o cosa. Io ho preso molto da questo mio capo ufficio, di cui ringrazio, perché lui aveva questo modo che era abbastanza simile a De Marinis. Diciamo che De Marinis ha una componente notevole di Taglio su. questo mio ex capo ufficio. Per cui questo, mi è servito molto, ecco, avere tutta questa esperienza con il capo ufficio Col capo che ufficio, avevo. eh sì. Ok, e dopo l'esperienza tutta in ufficio e fabbrica, ti sei buttato nel teatro. Sì, è stato un po' a cavallo, ecco, lavorare. In una città un Sì. po' difficile, come hai detto, di Torino, che non è proprio la capitale del cinema e della televisione, ecco. In particolare c'è non lo so, un consiglio, un pensiero che daresti al tuo arenato ventenne, se potessi dargli un consiglio per indirizzarlo al meglio in questo mondo bello, ma anche con lati negativi, immagino, del cinema e teatro. E poi la risposta che do ai ragazzi che frequentano la scuola di recitazione, che adesso ce ne sono diverse, mi viene voglia da dire, ma fate attenzione perché a Torino non è che ci sia granché, non è Roma, oppure anche Milano per quanto riguarda la pubblicità o altre cose. Qui se uno esce, poi cosa. Dico sempre che se il comune di Torino, la regione, la Fincommission dicesse, beh, quest'anno ci saranno 15 film in produzione, allora chi esce dalla scuola di recitazione avrà la chance per poter Certo. fare. Ma purtroppo questo non c'è perché adesso non è una polemica che voglio instaurare, però le produzioni che arrivano da Roma, a Torino, sono già. Io dico sempre, sono già mangiate, poi prendono piccole per le piccole parti oppure per le comparse, ecco, non c'è una grossa possibilità di fare. Io quando diciamo che quando ho cominciato il teatro era molto presente anche con le piccole compagnie, dove queste piccole compagnie non avevano delle grosse difficoltà burocratiche, tipo la SIAE, tipo i permessi, tipo le scenografie che dovevano essere protette dal punto di vista, insomma, una serie di cose. Quindi si poteva fare diverso teatro anche per le scuole. Oggi questo è molto limitato per via delle difficoltà, ripeto, burocratiche, Tutti i perché diritti, bisogna avere tipo, tutte queste cose. cose, per cui è molto più difficile, devo dire. Io, ripeto, ho cominciato a fare teatro nella fine anni 70-80, dove c'era molta possibilità per fare, e poi c'era anche la possibilità di fare degli audiovisivi a livello pubblicitario, a livello anche didattico, ce n'era parecchio. Il cinema, diciamo che ai primi tempi, quando è arrivato qui, c'era molto più spazio, ecco, per noi attori di Torino. La cosa è andata un po', a mio avviso, scemando, e chi arriva alle produzioni di Roma, naturalmente si portano i suoi. Esatto. Hai lavorato molto soprattutto prima del 2000, prima di Camera Caffè, quindi c'era un Sì. ambiente un po' più diverso.
Invece sì, con l'arrivo della popolarità del personaggio, vabbè, di De Marinis, senti che in qualche modo ti abbia anche un po' chiuso delle porte perché ti vedevano troppo come il De Marinis, oppure è stata una popolarità tutta positiva? È una bella domanda perché me lo sono chiesto diverse volte e ho dato delle risposte che sono... Da una parte è chiaro che la popolarità mi ha fatto sì di essere conosciuto, e tante volte chi mi ha scelto per fare dei film non ha guardato quello. Però io sono convinto che molto spesso, molte volte, avranno detto no, questo è troppo evidente, è troppo conosciuto come De Marinis, non possiamo fargli fare. Non lo so, ecco, è un po' un dubbio che ho sempre avuto. Io credo che può esserci una componente rivolta a questo, che il mio viso, naturalmente era specialmente tanti anni fa, non adesso, perché ormai adesso difficilmente vengo riconosciuto anche per strada. Agli inizi era una cosa micidiale, perché bastava che uscissi, tutti che mi riconoscevano, e cosa che era piacevole, non sto dicendo niente. Però dal punto di vista cinematografico, indubbiamente qualcuno avrà omesso di no, è meglio di no, perché lui è conosciuto come De Marinis. Sì, sì, questo senz'altro. Ma guarda, io dico sempre questo, che arrivato poi alla mia età, che io ho cominciato a fare De Marinis a 53 anni, la cosa non mi poi dato fastidio, perché se avessi avuto 20 anni, 25, essere classificati come Sean Connery nel 007, dove sei catalogato su quello e poi non puoi più fare nient'altro, era un danno. Per me invece è stato tutto una cosa piacevole e positiva. Ok, perché è arrivato poi comunque in età più avanzata. Okay. Sì, ma ti è capitato magari di incontrare qualcuno, non lo so, per strada o qualche fan, che non sapendo distinguere il personaggio dalla persona ti credesse veramente con quella personalità da De Marinis? Cioè magari rimasto spiazzato dal conoscere l'effettivo Renato, che è tutto l'opposto? Beh sì, in effetti io ho detto... dovreste conoscermi, dovreste chiedere a mia moglie se il personaggio di De Marinis è solo De Marinis, ma Liprandi Renato non è anche De Marinis. Okay. Perché poi anche... No, l'unica cosa, pensavo un'altra cosa, perché era successo che durante all'uscita di un teatro, quando avevo fatto uno spettacolo, c'era un gruppo e uno fa a me, degli cretino a lui, al suo amico. Io ho detto... Giorgio, come ti chiami? Giorgio, sei un cretino. E l'altro ha detto, tu sei un deficiente al suo amico. L'anno dopo li ho incontrati e ho capito che l'altro non sapeva che io ero De Marinis. Quindi non aveva capito, pensavo che gli avessi detto del cretino apposta. Quindi in tutta questa storia tu neanche sapevi che lui non lo sapeva e gli hai dato del cretino e lui se l'è preso gratuito. È stato un po'. Il tormentone di De Marinis, dire cretino. Sì, 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 quello... Nel libro appunto ci spieghi anche come mai hai deciso di... o da quale hai preso ispirazione per usare quel cretino così. Cretino, detto così, sì. Era la direttrice di una scuola di recitazione del Teatro Nuovo, che era una grande attrice, Enza Giovine, che aveva lavorato parecchio con Macario, Capanini, poi anche diverse fiction televisive, che... riferendosi a qualcuno aveva detto ma cosa vuole quel cretino, proprio con la CR dura, no? Che con poi DR. Questa CR dura chiaramente è un abbinamento di due consonanti che si presta a essere, se uno lo prolunga e lo fa scivolare, sì, assume un qualcosa di più aggressivo, sì, una connotazione forte. Proprio quasi come il razzismo quando ci mettono la doppia R. Sì. Esatto. Certo. Volevo chiederti questa è una curiosità mia, quindi te lo chiedo più come persona che come attore. Così. Come ti sembrerebbe a te una camera caffè ai giorni d'oggi, fatto però post pandemia, quindi non c'è ufficio, tutti a casa in smart working e vediamo un po' come sono le vite di ogni dipendente. Il smart working è poi impossibile perché ognuno lavora a casa propria, quindi... appunto, dico, no, immaginati con tutti la tecnologia che c'è adesso, anche adesso come noi stiamo facendo, per dirti, io vedo te e tu vedi me,
ovviamente l'immaginazione mi porta a pensare, ok, riuscirei a vedere per dirti Brad e Jonathan, i figli di Paolo, o mi capiterebbe di vedere il monolocale in cui vive Luca, o la cantina di vini di De Marinis, tutte queste cose che sono rimaste solo nell'immaginazione, grazie a Camera Caffè. Mi hai aperto uno spiraglio, perché comunque Camera Caffè in Francia è stato trasposto anche al cinema. Sono stati fatti due film. Dovevamo farlo anche noi, poi la cosa non è andata in porto. Se ne parlava quindi di un film di Camera Caffè? Sì, se ne parlava, però infatti si sperava che succedesse, perché sarebbe stato interessante vedere poi i vari personaggi nel privato, tipo io con mia esatto. moglie, con i miei figli, Paolo con la moglie di Fred, sì, purtroppo non è andato in porto, no. Francia è stata l'origine di Camera Caffè, e sono stati Bruno Solo e altri che hanno... È un peccato, è stato... un peccato, sì. Peccato, che molti fan poteva avere un successo notevole, adesso ormai è troppo tardi. No? Che tra l'altro sono di più le puntate italiane, se non sbaglio, di quelle francesi. Sì, credo di sì. Ha avuto più successo in Italia, paradossalmente, che in Francia, dove è nato. So che è nato in Francia, sono anche venuti... Gli autori sono venuti con il direttore francese, sono venuti due volte a fare uno sketch, un episodio lì a Milano. sì, sono venuti. Non so se ne hanno fatti di più o di meno. So che è stato esportato in parecchi paesi, tipo Polonia, Spagna, Quebec, Australia. No, Australia forse no. Ma in altri paesi, senz'altro, ha avuto un successo notevole dappertutto. Io, riprendendo quello che dicevi prima, hai detto che forse adesso è un po' troppo tardi, no, per fare una cosa così. Chiedo se una cosa, forse non sei a conoscenza, ma c'è un gruppo di tante persone, già adesso sono più di 3.000, diciamo, che addirittura c'è un gruppo su Facebook che si chiama Camera Caffè. Come si chiama? La Confraternita. No, quello è un altro gruppo. La Confraternita Aziendale. Quindi è un gruppo di tante persone sparse per l'Italia che si comportano nei loro uffici e fanno degli sketch simili. E praticamente siamo tutti appassionati di Camera Caffè lì e addirittura certo, esiste questa Confraternita Aziendale, si chiama. Sta riprendendo anche adesso un po' la popolarità grazie a internet, le condivisioni su YouTube, Facebook, eccetera. Quindi io non la vedo del tutto tardiva come cosa, se mai ci dovesse essere qualche aggiuntivo per Camera Caffè. No, dico film non credo. L'unica cosa che avrebbero potuto fare era richiamare tutti i vecchi personaggi e fare una specie di puntate nostalgiche. Ecco, quello... Però ci sono stati anche problemi interni, comunque non è stato troppo rosea la cosa. E parlando proprio del cast di Camera Caffè, nel corso degli anni c'è stata qualche, non lo so, amicizia che è nata, che poi è uscita fuori dal set con attori, magari non lo so, si è trovato ad andare in montagna o qualche cosa più particolare. Perché a quanto ho visto dall'ospitata, mi sembra 2-3 anni fa, con Massimo Costa, l'attore che fa Giuseppe Locascio Pippo, sembrava comunque uscita fuori una bella amicizia. È una cosa bella anche quando un lavoro ti porta a conoscere delle persone che poi reputi di valore. Sì, ho capito. Diciamo che Massimo l'ho sentito ieri, perché è l'unico che mi ha fatto dire cretino a un suo amico, perché un suo amico era lì e voleva farsi dire cretino, le scale e via dicendo. Solite cose. Diciamo che Massimo è a parte lui e Margherita Fumero la conosco dagli anni 70, che è stata mia insegnante di dizione, quindi nel 1974... mille anni fa, sono le uniche due persone che io sento ogni tanto, ecco, però le altre no, anche perché poi alcuni, io sono di Torino, alcuni erano di Milano, altri di Roma. Ok, quindi c'era un po' di distanza. No, diciamo, al di là di quello, no. Una vita molto interessante comunque, io personalmente sono molto, molto soddisfatto di... essere a qui adesso, io ho 27 anni, ma poter aver di fronte una persona come te, Renato, perché appunto c'è una grossa differenza di età e questo credo che sia anche una grossa differenza di esperienza, no? Poterti sentire così dal vivo, diciamo dal vivo come si può adesso, no?
mi sta già dando un bel po' di esperienza che credo che non mi riuscirebbe a trasmettere un altro tipo di evento, diciamo, perché... Ti ringrazio, sì. Devo dire che sono rimasto nella mia vita, tante volte vedi, arrivati alla mia età, che sono 72, tante volte dico, ma cioè, adesso magari faccio quasi poco, pochissimo, però diciamo che io nella mia vita cose ne ho fatte, sono contento, ecco, se dovessi finire oggi... per dire, sarebbe alpinismo, giocato a calcio, lavorato, tutto cinema, insomma, e per cui cose ne ho fatte, sono soddisfatto di quello che è stato fatto. Come ci si sente ad arrivare adesso ad aver fatto più o meno tutto quello che si voleva nella vita? Che uno avrebbe voluto far di più e poi a volte dice, ma avrei potuto anche far di meno. Uno non è mai soddisfatto, però d'altra parte... Dico sempre, è un po' il succo di quel racconto di montagna, dove siamo invasi, nel senso quantitativo, consumistico delle cose da fare, e si perde a volte quella che è l'essenza, ed è il senso di quel racconto di una scalata fantastica, proprio perché da una parte c'è consumismo, fare sempre di più, non si è mai soddisfatti, e che è anche positivo. Dall'altra invece si perde quella che è l'essenza, il gusto. Mio padre, quando andava in montagna, andava due volte all'anno, tre, d'accordo, non c'era l'automobile, dice. Però quando mi raccontava della montagna era proprio qualcosa di genuino, di vero, così di intimo, no? Invece noi siamo un brullo compressore solo per fare più montagna. Allora, nella vita si tende a guardare più che altro la quantità, ecco, quello che non si è fatto, invece di quello che si fa, ecco. Potevo fare anche molto meno. Okay. Se non avessi fatto Camera Caffè sarebbe stato molto meno. Okay. Invece qualche progettino, qualche cosa futura? Ma guarda, le cose c'erano, i progetti, cioè, però rimane adesso, con questi due anni di Covid è caduto un po' tutto, perché non solo per me, io non mi lamento perché essendo in pensione sono tranquillo, io conosco altri miei colleghi giovani che purtroppo sono rimasti incagliati in questa situazione. Volevo fare questo spettacolo che è legato al cibo, che in alcuni pezzi l'ho anche già rappresentati quando erano nelle ospitate, così, nei ristoranti o nella crociera, che è cosa ci mangiamo domani sera, e che sono tutti pezzi legati al mondo del cibo. C'è il pezzo sul vino, c'è quello delle patate, quello dei salami, quello del caffè, e via. Sono tutti pezzi. In teoria... avrei voluto farlo anche così, visivamente, solo che col telefono non viene, lasciamo perdere. Perché col telefono, ultimamente, io su YouTube ho quattro raccontini molto brevi, che sono tre legati a delle esperienze vissute in montagna, dove ci sono stati protagonisti degli animali. Una volta ho trovato sulla cima, ho alzato lo sguardo, c'erano una cinquantina di capre tutte morte, è stata una cosa sconvolgente. L'altra volta un camoscio che ho trovato a 3500 metri, cosa insolita. L'altra volta un cane che aveva una catena legata a delle pietre, non c'era nessuno. Non si sa come fosse finito lì, l'abbiamo liberato. Quindi su YouTube, chi vuole andare a vedere, sono tre racconti di montagna che durano 5 minuti, molto brevi. E un'altra che è un mistero dell'anello, perché ho trovato un anello misteriosamente. Quelli li ho fatti, ma ho faticato parecchio a farli con il telefono, perché per farlo bisogna farlo giusto. Se sbaglio devo ripetere, quindi... Poi lo faccio giusto, c'è il cane che abbaia, c'è la sega circolare che taglia, per cui è molto difficoltoso. Ecco, i progetti sono stati quelli che ho fatto così artigianalmente, e questo qua del cibo, vediamo adesso se poi le cose si mettono meglio. Sembra interessante, sarebbe un peccato perdere tutto lo scritto. Io sorrido su questa cosa di YouTube perché era proprio una mia curiosità. Io ho visto i racconti, li ho ascoltati molto molto bene. Anzi, lasciamo poi nel titolo del video il canale per chi volesse andare a sentirli, certo. Sono molto interessanti.
E era proprio questa la curiosità, come ti è venuto in mente di approdare su YouTube, sulla piattaforma dove ci troviamo noi praticamente, dove magari appunto non c'è il contatto diretto che c'è a teatro, dove il pubblico risponde nell'immediato, certo. Però diciamo che in qualche modo ci sono altre soddisfazioni, si compensa la situazione. Ma è stata un'idea completamente tua o invece ti è stato un po' richiesto, diciamo, ti dicevano magari metti qualche video o da Facebook? No. È stata una mia idea, nata questa qui del cibo, è nata dalla necessità del fatto che non si fa più niente fuori, allora c'era questa possibilità di fare, di rappresentare qualcosa che qualcuno lo veda, ecco. Questi qui degli animali è stata naturalmente la mia idea e così, per voler lasciare testimoniato una mia esperienza che è particolare, che sono vere queste cose degli animali, tre storie di animali dove appunto mi sono appena accennato, chi vuole andare a vederli, sì, sì, erano no, pochissimi, lasciamo... quindi non si... Lasciamo il link. No, no, infatti. Anzi, è curioso capire e sentire che è stato tutto fatto in presa diretta senza tagli. Sì, perché qua, dove sono adesso. Esattamente. Anche una prova non dico semplice. quanto ho bestemmiato. La tecnologia a volte. La tecnologia, diciamo che o la sai prendere o è un po' difficile. Perché, cioè, noi facciamo video. Però sì. Il trucco, la magia è il taglio. Se sbagli vai a tagliare, vai a fare, vai a disfare. Quello. E quello ti semplifica infinitamente il lavoro. E quindi tutto si basa quello su quello. Sì, avrei potuto approfondire questa cosa del montaggio, no? Taglio, cuci. Però sono un po', sai, io appartengo all'era neozoica, per cui sono un po'. È già tanto che faccia questo. No, ma assolutamente la tecnologia è un po' così. Avessi queste possibilità qui, sicuramente. Ti piacerebbe portare magari qualche altro racconto, qualche altra cosa, se ne avessi la possibilità di farlo in modo più semplice, insomma, più diretto. C'è sempre. Interessante. Vabbè. Sì, dai, le domande abbiamo finito. Siamo più o meno in chiusura. Sì. Avevamo delle domande, sì. Ti dico la verità, dalla chat del gruppo e tutto quanto, però sostanzialmente ci hai risposto anticipandoci, perché si parlava appunto della situazione di Camera Caffè, di guardare il punto fisso in camera, sai, un po' quelle solite cose, e anche soprattutto, questa è interessante, magari ci puoi dire una cosa in più, se c'è stato un fattore di improvvisazione, perché a volte... Se guardi attentamente la serie varie volte si nota proprio magari quel dettaglio che ti fa notare che l'attore si è dimenticato un po' la battuta, che devi un po' imboccarlo. Ecco, c'è stata magari qualche scena in cui si è dato un po' spazio all'improvvisazione e poi si è tenuta così? Allora, l'improvvisazione no, perché il copione era quello e bisognava seguirlo. Ok. Quindi noi il copione ce l'avevamo palato. Per aiuto. Sì, si vede palesemente in alcune scene che... Se capitava che uno si dimenticasse, bastava far così, ecco, in maniera che non si vedesse che uno leggeva, però è solo un'imbeccata. No, l'improvvisazione non c'è mai stata. L'unica cosa, per quanto mi riguarda, specialmente agli inizi, c'era arrivata una collaborazione molto bella con Christophe Sanchez, che era il regista, sì. Dove io... mettevo delle piccole cose e se lui riteneva che fossero valide le prendeva, se no mi diceva no guarda non va bene, ma delle piccole cose, tipo guarda, faccio un esempio, una volta doveva finire lo sketch, finiva lì e io ho aggiunto boh, ecco, questo non c'era nel copione, l'ho messa io, i famosi pegatelli. Un'altra era quella che ha detto lei è un cretino, no, era un incapace, è un cretino, e io ho aggiunto anzi più cretino che incapace. Oppure un'altra, e poi mi taccio, nel senso di dire, e poi chiudo, era che c'era lo sketch sugli Untouchable, tipo il film là di con Sean Connery, e io ho aggiunto questo a Silvano, che era, si ricorda Silvano? Untouchable, intoccabili. E allora ho puntato un fucile ipotetico, lui si è spaventato. The untouchable.
Gli intoccabili. Il regista l'ha tenuto. Quella non era da copione, diciamo. Ok, 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 veramente. L'attore deve mettere, poi il regista naturalmente decide. Bello, bellissimo. Ok, ok. Grazie mille, niente. Renato. L'ultimissima cosa che volevamo chiedere, no. non tanto se... È quel momento lì, ecco, è quel momento lì dell'intervista. Ripeto, c'è questo gruppo che si fa chiamare Confraternita Aziendale Segreta, che invece che passare il tempo in modo più produttivo continua a riguardare, parlare di Camera Caffè. Ecco, io stavo pensando nella mia testa, ma c'è un modo in cui un personaggio come Augusto De Marinis potrebbe apostrofare questi ragazzi, sai, in modo pacato, un consiglio, un monito per questi ragazzi che passano il tempo in modo così produttivo? Ho già capito dove vogliamo arrivare. Oh, posso farlo, sì. Prego, prego, lo dedichiamo a tutta la confraternita aziendale segreta, perché detto, cioè, scherzi a parte, sono dei bravi ragazzi, sono appassionati, ma comunque certo, ci sono amicizie che sbocciano ed è bello così, con una passione in comune, è normale che ci sia così goliardia. Quindi, prego. Ragazzi della confraternita, ma cosa fate? Invece di lavorare guardate Camera Caffè? Siete una massa di cretini! Andate a lavorare! Le scale! Bellissimo, grazie mille, ringraziamo tantissimo, ciao, grazie a voi, è stato tanti auguri per tutto. Grazie mille, buona serata, buona serata. Arrivederci. Salve.